C'è bisogno di un cambio profondo di mentalità, di cultura per affrontare questa cosa, che deve derivare, l'uomo, come dire, è un animale che deve sapersi adattare, grazie a Dio l'intelligenza glielo consente, ad una condizione climatica profondamente cambiata. Le precipitazioni straordinarie non sono più straordinarie, ma sono, si ripetono anno per anno. E allora cerchiamo di riorganizzare le nostre città, i nostri fiumi, abbattiamo gli argini che, cementificati dei fiumi, eccetera, in maniera tale da prevenire questi fenomeni e mettere in sicurezza la vita umana. Ma tornando all'argomento precedente, c'è da intervenire su più fronti, non c'è dubbio che la forestazione dovrà, come dire, consolidare, se così si può dire, il territorio. Bisognerà pensare anche a quelle produzioni agricole che purtroppo, non assicurando un reddito, sono state abbandonate. Perché? Perché altri prodotti concorrenziali, gli stessi prodotti a costi concorrenziali sono arrivati sui mercati, bisogna renderli nuovamente concorrenziali in maniera tale che si torni a coltivare quei terreni che invece abbandonati sono diventati più fragili, come è capitato appunto a Giambilieri e sicuramente anche a Saponara. Chiederemo delle misure, lo faremo stasera stesso, perché i mutui, i tributi eccetera vengano sospesi in maniera tale che questi cittadini, come dire, vengano messi al riparo dalla preoccupazione incombente delle varie rate di tributi e mutui che poi dovrebbero essere pagati. È successo altrove, credo che il governo ce lo consentirà e noi stessi agiremo in tal senso.